Eder, Mac, Pallister. Sulla questione della ricerca di come divorziare, io mi ricordo che Liliana mi aveva detto: guarda che ho parlato con una mia amica che... E chi era questa amica? Io non lo so, perché se era una collega non lo so, perché sempre aveva queste amicizie sia di lavoro sia anche fuori lavoro. Ok, non male come ipotesi. Ne abbiamo un'altra? E su quanto riguarda, io ero a conoscenza di questo, perché un'amica di Liliana, Liliana non aveva bisogno di cercare un avvocato senza pagare, perché i soldi ce l'avevamo. E lei mi aveva detto che una sua amica voleva divorziare e non sapeva come, perché non aveva soldi. Questa versione mi sembra più funzionale. E in questa versione tu lo conosci questo nome? Certo che lo conosco. Però Sebastiano, siamo uno a uno, la gente potrebbe dire una volta hai detto una cosa, una volta hai detto l'opposto. Non è che abbiamo per caso qualche versione totalmente alternativa per tagliare la testa al toro? Ah, io non ho riscontrato niente di anormale nella nostra vita, nella cosa. O lei mi prendeva in giro, mi mentiva, non lo so, oppure... non è forse un può essere che Claudio abbia suggerito a Liliana: prova a vedere se trovi un modo per divorziare da Sebastiano. Perfetto, questa è sicuramente la versione migliore. Attacchiamo Claudio. Sergio, quella ripresa dalle telecamere, Liliana. Io voglio solo dire che appunto anche i minuti non è che siano precisi di come vengono redatti prima agli atti. È tutto stato costruito affinché quella fosse Liliana e dopo per praticamente indirizzarla al boschetto e là che vado a suicidarsi, cosa che non è vera. Questo io ho sempre pensato, non è credibile proprio. Noi non abbiamo accusato, noi abbiamo detto che ci sono delle incongruenze, che ci sono delle bugie nei racconti di Sebastiano, che quello che diceva noi non è quello che è andato a dire nelle TV, ok? Sarà gossip, sarà tutto quello che volete, però noi questo l'abbiamo vissuto. Quindi questa persona che parla non può essere, cioè, come dire, non può mettersi nei nostri panni perché non l'ha provato. Noi avevamo Sebastiano di fronte che non ci guardava in faccia e raccontava quello che voleva lui. E quando era, per esempio, a casa mia, ha detto che Liliana ha buttato l'immondizia, che sarebbe salita su un'auto con un estraneo, che forse aveva un amante, che lui non sa com'era vestita. 3 giorni dopo è andato a lavare l'auto, è andato a mangiare. Noi giravamo intorno alla nostra casa perché non sapevamo da che parte sbattere la testa. Lui non ha mai detto: Silvia, aiutami, cosa dobbiamo fare? Cosa mi consigli? Cosa possiamo fare tutti assieme? Lui questo discorso non l'ha mai fatto. E noi, conoscendo Liliana, dal primo giorno abbiamo detto che non era un suicidio. È ovvio che se gli inquirenti ci danno delle risposte non chiare, perché anche la data della morte non è chiara, come l'hanno rimaneggiata dentro il sacco mortuario, ma qualsiasi persona che vedesse un suo caro trattato in quel modo, come fa a non venire in televisione a dire che fa schifo quel video, fa schifo perché ci sono gli operatori della scientifica senza tute, senza calzari, senza cuffia, c'è il medico legale che con la sua faccia, senza neanche mascherina, sopra la faccia di Liliana, la prendono con le mani il suo capo per vedere se c'ha il ciuffetto, per vedere se c'ha l'orologio rosa. Ma perché non l'hanno portata in obitorio a fare il riconoscimento? Esatto. L'hanno spostata dal posto dove è stata ritrovata. Per mesi noi abbiamo visto il nastro dei vigili del fuoco intorno a 4 alberi, su una radura. Eravamo convinti che fosse stata trovata lì. E invece quando abbiamo spostato le perizie in mano sappiamo che non è stato questo. Quando fanno la riesumazione e la troviamo dentro il sacco mortuario e quando facciamo il riconoscimento non se la fanno vedere su un foglio di carta,
Ma io dico, chiedo non solo alla persona che ha parlato prima, ma io credo a qualsiasi familiare che ha subito una cosa del genere dagli inquirenti, non da un pinco pallino qualsiasi, e non ci hanno mai dato spiegazioni. Sergio, ho fatto più volte delle richieste per parlare con chi di dovere, non siamo mai stati ascoltati, non siamo mai stati chiamati dagli inquirenti per confermare o smentire le nostre dichiarazioni. Perché? Speriamo, io ho tanta fiducia adesso. Il dottor Dainotti ha chiesto 25 punti da ricontrollare. Il dottor Dainotti ha chiesto 25 punti da controllare, vuol dire che non sono stati fatti bene in precedenza. Non verrà fuori niente, ma noi dovevamo provarci. Noi siamo andati sotto la pioggia con 300 erotte pagine depositate dai nostri avvocati per chiedere la non archiviazione per suicidio. Adesso non me ne voglia, ma Sebastiano non era lì con noi, sotto la pioggia. Io capisco, non avevamo, non dico che non avevamo rapporti. Sebastiano era una persona che a noi non ci dava fiducia dall'inizio, però una volta che Liliana se lo ha scelto come compagno prima e come marito dopo, noi non gli abbiamo mai chiuso la porta in faccia. Noi non lo odiamo, come dice lui, perché come ho detto ieri, se io odiavo Sebastiano, perché mi ha invitato a casa sua a cena? Perché ha voluto fare il Natale con la mia famiglia? Perché veniva a trovarmi con Liliana? Perché quando lo chiamavo che ci serviva un servizio fotografico, veniva, partecipava alla festa e lo pagavamo? Anche al battesimo di mio nipote, come ho detto ieri. Perché quando è morta mia mamma, visto che lo odiavo così tanto, che ho fatto il pranzo perché avevo tanti parenti che venivano da fuori città, sono andata nel ristorante del figlio, perché noi abbiamo sempre pensato che la famiglia ci si deve aiutare, e noi, sapendo che lavorava soltanto Liliana, perché dei soldi extra li abbiamo saputi dopo la morte di Liliana, cercavamo di aiutarla economicamente. Allora, ripeto, chiedo alle persone in studio se questo mio ragionamento fila o non fila, perché se non fila allora posso anche alzarmi e andare via. No. La scienza va perfetta, va bene se fatta bene, ci dà delle risposte, è successo in tanti casi, ma ci vuole anche l'indagine, quella spicciola, quella di una volta. Per esempio mi viene in mente il dottor Falcone e il dottor Borsellino, dicevano: se non trovate niente, seguite i soldi. In realtà questa frase attribuita a Giovanni Falcone nasce da un concetto operativo di Boris Giuliano, il quale a sua volta riprese un giornalista americano. Io dico, nelle parole di Sebastiano, in molte interviste, c'è qualcosa che lui ci dice, perché dice, è qui vicino, chissà quanto è pianto, e tante altre che adesso sono un po' così. Quindi, alla Bergatrice dice, è stato un incidente. A un certo punto non sa come è vestita, poi invece dice che era prima in pigiama, poi in vestaglia. Cioè, io dico, le indagini che si facevano a tavolino una volta, guardate le interviste, guardate le nostre, perché voi dite sempre, Sebastiano non è giustamente indagato, ma non lo siamo neanche noi. Bravo. Ma guardate le nostre interviste, guardate i nostri siti, e guardate le sue. Se non sbaglio, nel giallo della povera Pierina hanno richiesto addirittura i video fuori onda dei quattro personaggi che ruotano attorno. Perché si accontentano? Come prova, esatto. Perché si accontentano delle GoPro riversate sul cellulare e non chiedono, non so come si chiama, il dischetto, la chiavetta, quello che è dell'originale. Io di questo non me ne intendo, però ho sentito queste cose qua. Non hanno misurato la temperatura del corpo. Questo stiamo dicendo da 3 anni. Perché l'hanno messa in frigo mortuario a 12 gradi? Dopo 5 giorni l'autopsia. Dopo 5 giorni. Quando io sento gli altri casi di cronaca
due, tre giorni fanno l'autopsia. E poi, scusatemi, non c'entra niente con Liliana, però quando dico, Sebastiano dice, portatemi uno che confermi che litigavamo, a parte che ci sono tre testimonianze scritte di questi litigi, esatto. Ma voi avete visto le cronache di questi giorni? Parenti e amici che dicono una bravissima coppia, una bellissima coppia, non li abbiamo mai sentiti litigare, però troviamo la moglie e la compagna ammazzata. Perché questi vengono controllati, infatti, e noi siamo ancora qua a parlarne? Anche Liliana non è stata suicidata, è stata suicidata, non si è suicidata. Il cordino lasso, i sacchetti puliti, i vestiti puliti. Sappiamo benissimo che un corpo rilascia i liquidi dopo la morte. Lei non aveva neanche le mutandine sporche. E in quella posizione che è stata trovata. Guardi, io non voglio fare questo esempio, però sono costretta a farlo. Mio marito è morto seduto sul tavolo della cucina, è caduto per terra, ha avuto un ematoma come Liliana ed è rimasto lungo disteso sotto il tavolo come se dormisse. E Liliana la troviamo, scusate, col sedere per aria, scoperto dai sacchi. Ma cosa ci vuole tanto per capire che non era un suicidio? Quello. Non si è mai capito nemmeno se l'orario delle telecamere della scuola di polizia fosse giusto o sbagliato di 5 minuti. Hanno messo 5 minuti in più proprio per dimostrare che Liliana passasse in Piazzale Giobardi. Ammettiamo il caso che passi di là, ammettiamo il caso che sia lei, per me no. Ma lei passava anche via San Cilino di fronte a una caserma dei carabinieri e anche là non abbiamo mai visto nessun video che è stato registrato. Anche questo è molto strano, come strano anche il fatto del video della caserma della scuola di polizia, inizia alle 8 e finisce alle 14, orario di ufficio in una caserma di polizia. Ma poi anche che è sempre, deve essere accesa giornalmente, quotidianamente, feste comprese, Natale, Capodanno, Pasqua, invece dalle 8 alle 14. Quando abbiamo richiesto anche là di visionare appunto avanti le telecamere, ha detto che non ci sono i video più. Il 29 Liliana non c'era in quei video. La fanno vedere dopo il ritrovamento. Sì. Omicidio, omicidio, ribadisco, omicidio, perché mia sorella non si è suicidata mai più. E difatti io ho reputato subito che fosse stata picchiata. Non ho visto le foto e adesso vediamo cosa uscirà dopo con quest'ultima autopsia che io purtroppo reputo di aver ragione. Lei è stata picchiata. Per stare dietro a casi come quello di Liliana e quello di Pirina bisogna studiare dalla mattina alla sera. Tanti lo fanno, anche personaggi non amati come Katia Motta, lo stesso Vinattieri. Va rispettato nei suoi punti di vista perché è molto tecnico. Però è importante che chi esprime posizioni, chi ad esempio difende Sebastiano, lo faccia avendo studiato e sapendo ciò che dice. Quando certi personaggi di Rai 1 esprimono dei pareri dimostrando di non sapere nemmeno che non è stata misurata la febbre a Liliana, voi dovete semplicemente fare una cosa senza arrabbiarvi. Cambiate canale. Quei personaggi non hanno studiato, sono lì semplicemente per stare in televisione e farsi vedere. Quindi non fanno informazione, fanno disinformazione e voi dovete cambiare canale. In ogni caso anche il signore Sebastiano, che cosa che non mente, lui invece mente. Perché dice che nel suo magazzino che lui spegne il telefono, quella, il telefono prende. Ma che l'ha detto stato, addirittura quel stesso giorno della denuncia del magazzino. Io sono stato là più volte, il telefono prende. Casualmente quel giorno il telefono è spento? Tre ore? Come mai? Tra l'altro voglio precisare che è proprio scritto agli atti che l'ufficiale di polizia al 29 di dicembre scrive e sottoscrive di suo pugno che lui ha visionato tutti i video della caserma di polizia e non vede una persona che abbia le fattezze di mia sorella, ecco, e invece dopo di colpo esce. Quando la ritrovano? Quando la ritrovano esce che dopo è morta. Riconoscono i vestiti? Forse riconoscono i vestiti, non lo so.
Io c'ho un alibi perfetto. Un alibi perfetto che viene decantato da Sebastiano. E che adesso smentisce. Adesso smentisce. Allora, lui dice, all'inizio costruisce un alibi, poi dice, ed è anche redatto agli atti, che è stato aiutato dagli inquirenti perché non ricordava qual era. In più, dopo, alla fine di gennaio, lui dimostra appunto questi video che appunto dovrebbero dimostrare che lui era in giro con questa bici, con la GoPro e in altri posti, che tra l'altro appunto non è controllato, cioè le celle telefoniche non dimostrano il posto. Quella che ha parlato di indagare Sebastiano come atto dovuto, l'ho detto io e ho detto anche Claudio, se ben vi ricordate. Io ho detto come atto dovuto dovevano essere iscritti nel registro degli indagati, perché io non patteggio né per l'uno né per l'altro. Però c'è una grande differenza. Claudio ha sempre raccontato le stesse cose e Sebastiano, ma guardi le registrazioni TV, le varie versioni su quel giorno e tanto altro. E piano piano stanno venendo anche le prove certe, oggettive. Lui a casa mia, due giorni, tre, dalla scomparsa di Liliana, fa tutto il resoconto della giornata, non è confuso. E dice, e lo dice anche nei giorni successivi all'albergatrice, che è rientrato a casa alle 10:30. Esatto. È preso la bicicletta, è andato a farsi il giro, è rientrato all'1 per pranzo. Ha pranzato e poi è tornato via. E quindi un altro orario diverso. Ma queste come si chiamano? Un'altra invenzione. E questo non è il soggettivo, non è perché noi ce l'abbiamo con lui. Questo è quello che lui racconta, ha raccontato e che io ho depositato in questura. E bisogna che gli inquirenti vadano a controllare questi orari, perché qualcosa che non va non c'è. Ma già prima era confuso, era scioccato, non ricorda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.